Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Operazione Interforze Antiabusivismo dall'alba di oggi in via Rigopiano e via Passo della Portella a Pescara, presso le aree dove si trovano le palazzine Ater, teatro più volte negli ultimi mesi di episodi anche violenti legati all'occupazione abusiva di alloggi. Il sindaco Marco Alessandrini ha sottolineato che il comune andrà avanti per far valere le normative vigenti per difendere le persone oneste e il diritto alla casa. Dei problemi di sicurezza del quartiere aveva parlato sabato scorso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che aveva sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine. Il servizio di Paolo Renzetti. Apprezzo l'intervento interforze dello Stato. Lo Stato c'è, ma non è vinta la guerra. Abbiamo vinto una battaglia e ora sono preoccupato per i residenti. I residenti, ho chiesto già giorni fa di metterli sotto scorta. Quando parlo di mettere sotto scorta i residenti per evitare, prevenire eventuali ritorsioni, significa istituire un'unità fissa di polizia H24 che possa monitorare millimetricamente quella zona, perché lo storico ci insegna che a Fontanelle, dopo gli sfratti, accaddero attentati, come li chiamo io, macchine bruciate, portoni sfondati e quant'altro. Purtroppo perché? Perché questi delinquenti ricollegano i cittadini onesti all'intervento della polizia. Ecco, allora bisogna pensare anche ai cittadini onesti. Ben vengano queste operazioni, apprezziamo molto queste operazioni, lo Stato si faccia sentire. È stata una risposta interistituzionale, la Regione, Comune e Forze dell'Ordine devono continuare a dare questa risposta, perché il problema non è risolto. Intanto abbiamo altri quartieri caldi che hanno lo stesso fenomeno in questo momento, e mi riferisco a Rancitelle e Fontanelle solo per parlare di Pescara. Quindi va bene, però pensiamo adesso a prevenire e pensiamo alla sicurezza dei cittadini, perché se non istituiamo un'unità fissa di polizia H24 in quel posto, e poi bisogna continuare a fare sfratti, perché ci sono tanti altri occupanti abusivi che continuano a permanere all'interno delle case, perché da quello che mi risulta non tutti saranno sfrattati o stanno per essere sfrattati. Ecco. I residenti di Piazza Sant'Anna, cuore archeologico di Teramo, esasperati dai continui vandalismi, chiedono al sindaco D'Alberto di intervenire con provvedimenti d'urgenza. L'amministrazione sta ora elaborando misure per migliorare l'illuminazione e installare nuove telecamere. Vediamo il servizio. Piazza Sant'Anna, cuore archeologico della città di Teramo, è da anni ormai presa di mira da vandali e delinquenti che di giorno e di notte distruggono, rubano e danneggiano manufatti preziosi, arredi urbani e auto. I residenti hanno così costituito un comitato rappresentato dall'avvocato teramano Nicoletta Altamura ed hanno chiesto all'amministrazione comunale di riportare sicurezza e decoro in uno dei siti più belli e visitati del capoluogo abruzzino. Il sindaco Gian Guido D'Alberto e gli assessori di Bonaventura e De Padova hanno incontrato i cittadini della zona esasperati. L'amministrazione comunale sta ora elaborando un piano di intervento. L'amministrazione comunale come intende risolvere questo problema della sicurezza di Piazza Sant'Anna? Ieri sera, come ben sai, abbiamo avuto un incontro con i residenti che ci hanno consegnato una lettera in cui hanno indicato tutte quelle che sono le criticità di Piazzetta Sant'Anna e delle zone limitrofe che purtroppo erano ben note all'amministrazione. Per quanto riguarda la sicurezza, ci siamo dati un cronoprogramma con il sindaco che dovremo attuare nei prossimi giorni, proprio per cercare di step per step di creare e dare delle soluzioni ai cittadini, vuoi con l'attivazione delle telecamere che sono lì presenti, vuoi incrementando il passaggio della polizia municipale e anche di coinvolgere carabinieri e altre forze dell'ordine. Purtroppo le risorse che abbiamo noi a disposizione per quanto riguarda l'organico della polizia stradale è ben nota, siamo sotto organico e questo ci impedisce in un certo qual modo di avere un controllo capillare di tutto quanto il comune cittadino. È un problema però che dobbiamo risolvere, è una priorità ed è giusto che i cittadini abbiano delle risposte certe e concrete a stretto giro. Ecco, lamentano soprattutto la presenza di minori, vandali.
Sì, questa la presenza dei minori vandali è un grosso pensiero per questa amministrazione, perché non è soltanto Piazzetta Sant'Anna, è anche la villa comunale, è anche il parco fluviale. Quello che mi sento di dire da mamma è che sicuramente l'amministrazione cercherà di risolvere il problema, ma l'invito che faccio è anche alle famiglie, cioè il controllo deve partire dalle famiglie. Abbiamo necessariamente bisogno di aiuto delle famiglie, d'altronde sono, come hai detto giustamente tu, sono dei minori, quindi è fondamentale evitare scene di ragazzini che minori stiano a Piazza Sant'Anna o in altri luoghi a bere oppure a fumare o anche a bucarsi. Quindi è un problema a questo punto sociale che dobbiamo risolvere. Il pasticcio dei fondi per il master plan dirottati sulla messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi sarà corretto, assicura la consigliera regionale dei 5 Stelle Sara Marcozzi. Ieri all'Aquila il presidente vicario della regione Giovanni Lolli ha riunito tutti i rappresentanti politici e delle istituzioni per approfondire il tema e cercare di uscire dall'impasse. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Un errore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indotto però dalla delibera di giunta regionale 499 del 9 luglio scorso. Il decreto Genova verrà modificato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Questo è il pensiero e sono le parole dell'aspirante presidente di regione, attuale consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, al termine di una riunione fiume, quella convocata ieri a Palazzo Silone dal presidente vicario Giovanni Lolli, per contrastare ancora una volta la scelta di usare le risorse del cosiddetto patto per l'Abruzzo e il master plan per le attività urgenti di messa in sicurezza delle autostrade A24 e 25. Hanno partecipato i parlamentari abruzzesi, consiglieri regionali, amministratori comunali, enti locali e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto le convenzioni sui progetti del master plan. Perché siamo tutti quanti convinti che è urgentissimo intervenire per la messa in sicurezza di queste autostrade che tra l'altro frequentiamo tutti i giorni e nello stesso tempo però riteniamo che questa cosa non possa avvenire a danno dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Si tratta di una opera nazionale, quindi di proprietà dello Stato, è giusto che sia lo Stato a intervenire. La Marcozzi ha ribadito ciò che era filtrato già nei giorni scorsi, la disponibilità dei ministri Toninelli e Lezzi ad emendare il decreto, specificando come la copertura per il lavori di messa in sicurezza verrà individuata sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Tra le risorse che verranno ripartite a valere sulle quote vincolate del medesimo fondo, verranno cioè attinti tra le economie non vincolate dell'FSC, così come ripartite tra le diverse regionali e non aggravare soltanto su Regione Abruzzo e minima parte sul Lazio, come previsto nel contestato provvedimento. Molto dura era stata anche l'onorevole Stefania Pezzopane. Oggi in assemblea sullo scippo delle autostrade il Movimento 5 Stelle ha detto riconosce l'errore, ora vanno restituiti i soldi alla Regione Abruzzo. Sia chiaro che vanno restituiti, ha detto la Pezzopane, fino all'ultimo euro i soldi ai comuni e alla regione. Inammissibile lo scippo di 200 milioni a carico delle opere pubbliche programmate. Ci sono disponibilità del MIT nel suo piano operativo. Inizierà da oggi l'esame degli emendamenti nella Commissione Ambiente della Camera, di cui sono componente. La Pezzopane annuncia ancora una volta battaglia. L'incompetenza crea danno, lo sostiene Fabrizio Di Stefano, che ha criticato la gestione della questione autostrade e fondi statali da parte della giunta regionale, rivelando che il precedente governo aveva destinato 200 milioni di euro in regime di transizione all'Abruzzo. Il servizio di Paolo Renzetti. Sì, io sulla questione del tanto discussi fondi spostati dal master plan per la sicurezza delle strade, chiarisco subito che sono a favore, perché ritengo che la sicurezza delle strade venga prima di ogni altra cosa. Non si può attendere un altro crollo del Ponte Morandi per intervenire. Cerchiamo di prevenire. Se c'è stato un evidente interesse di tutta la stampa nazionale su queste autostrade, è necessario che si intervenga prima di un dramma. D'altro canto il governo aveva già sancito che dal 2021 in poi queste somme sarebbero state erogate per mettere in sicurezza quelle strade. Ora si è trattato semplicemente di una anticipazione.
qual è il vulnus? Che anziché anticipare quelle risorse che stanno in Cassa Depositi e Prestiti, si è tolte le risorse dal master plan. Ma perché si è tolte le risorse dal master plan? Perché quel master plan, che ormai è vecchio 4 anni, vede ancora tantissime risorse non utilizzate e quindi il governo ha preso lì, punendo l'Abruzzo. Allora il governo regionale dovrebbe muoversi e fare le progettazioni di quei progetti finanziati ma che non stanno lì fermi. B, chiedere garanzie perché quelle risorse che sono destinate all'Abruzzo dal 2021 vengano mantenute per l'Abruzzo, ma C, soprattutto, è quello che denuncio oggi, e non dimenticarsi di altre risorse che non sono state assegnate all'Abruzzo e che invece sembrano sparite. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alle risorse assegnate alla Regione Abruzzo nel 2013-2014, quando la Regione fu riconosciuta in regime di transizione insieme alla Sardegna e al Molise e fu assegnato loro circa 1 miliardo di euro per superare il regime di transizione. Il governo Chiodi allora, con opportuni atti deliberativi e interlocuzioni ministeriali con l'allora ministro Trigilia, si fece garantire 200 milioni e chiese anche, aprì anche una trattativa per aumentare quella risorsa. Dal 2013 al 2014 questa discussione andò avanti, il governo di allora riconobbe l'esigenza dell'Abruzzo di almeno quei 200 milioni e si dichiarò disponibile a rivedere in aumento quelle risorse, ma cambiato il governo regionale non ci fu uno straccio di documento che andava né a richiedere almeno quelle 200 milioni né tantomeno a esigere una rimodulazione in alto delle stesse risorse. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, unitamente ai sindaci di Fossa Cesia, San Salvo, Palombaro, Villa Santa Maria, Borrello, Gamberale, Torino di Sangro, Cupello, Orsogna e Casal Bordino, ha presentato la propria candidatura alla presidenza della provincia di Chieti. Il servizio. Perché questa candidatura? Ma perché me l'hanno chiesta i colleghi? Ai colleghi non potevo dire di no, perché è forte la voglia di cambiare anche in provincia di Chieti, cambiare una provincia che fino ad oggi è stata in qualche modo succube delle logiche di partito e delle segreterie. Invece noi vogliamo che sia la nostra provincia, cioè la provincia degli amministratori, dei sindaci, dei consiglieri comunali, degli assessori del territorio, coloro che ogni giorno si confrontano con i problemi e che hanno solo loro la capacità di risolvere attraverso un impegno forte e un servizio dedicato ai cittadini. Questa è la provincia che vogliamo realizzare. Una provincia che non sia più succube neppure della regione o di chi governa la regione, ma sia un ente intermedio tra comuni e regione per davvero. Programmazione degli interventi, programmazione per far sì che non ci sia più una provincia isolata come quella che oggi ancora viviamo con le strade impraticabili, una provincia che sia consapevole dei problemi che ci sono nelle scuole e quindi affronti anche la tematica dell'edilizia scolastica, una provincia che abbia anche la capacità di riorganizzarsi e di pensare a quello che può essere il futuro della provincia. Immagino i nostri attracchi, i nostri porti di Ortona e di Basto, quelli turistici che abbiamo già sul territorio, ma immagino anche che aree come quelle industriali del Bastese e della Frentagna, cioè del Lancianese, non possono essere lasciate da sole. Cambio al vertice di Coldiretti Abruzzo, Silvano Di Primio, classe 1962, titolare dei vivai del Ponte, dice Pagatti, azienda leader in Europa nella produzione di piante grasse, e il nuovo presidente della Federazione Regionale Abruzzese, subentrando a Domenico Pasetti, viticoltore titolare dell'omonima cantina che ha guidato la Coldiretti regionale dall'anno 2000. Il passaggio del testimone è avvenuto al termine dell'assemblea regionale elettiva che si è svolta al Media Museum di Pescara alla presenza del direttore regionale Giulio Federici. Di Primio è stato eletto anche presidente di Coldiretti Pescara, subentrando a Chiara Ciavolic, viticoltrice di Loreto Prutino, che ricopriva il ruolo di presidente dal 2009. È un incarico che assumo con grande onore, ha detto Di Primio. Ed ora torniamo con il prossimo servizio all'Aquila. Un incidente in via Panella ripropone la questione della sicurezza stradale in una zona in cui insistono diversi insediamenti strategici come questura e vigili del fuoco. Il servizio. L'ennesimo incidente in via Panella all'incrocio con via Pescara l'altra sera ripropone un tema di grande attualità in città.
La pericolosità della strada, non tanto per la strada in sé, ma quanto per alcuni accorgimenti che i cittadini tornano a chiedere con insistenza in materia di illuminazione e segnaletica. Nella strada, che è molto trafficata per la presenza, tra le altre cose, di questura, vigili del fuoco, scuole e abitazioni, c'è un impianto semaforico che non funziona da anni e, a parte quello dei vigili, che segnala l'uscita di automezzi continua, ma questo non è sufficiente, e negli anni passati furono gli stessi vigili del fuoco a chiedere provvedimenti ad hoc. L'incidente della sera scorsa riporta in auge dunque una questione forse sottovalutata negli anni, per la quale i cittadini ora chiedono un'inversione di tendenza e al comune chiedono una posizione netta. È vero che l'impianto semaforico provocava file interminabili, ma gli incidenti degli ultimi anni devono propendere a far trovare una soluzione definitiva o quantomeno a fare dei correttivi. Poliziotti investiti nel 2017 davanti la questura, un anziano, vari incidenti, anche da chi passando davanti a Stenella 88 tenta di rimettersi in via Panella. Negli anni scorsi ci furono anche incidenti tra auto e gazzelle della polizia. In un'arteria così trafficata servono provvedimenti seri, urgenti, per poter disciplinare il traffico ed evitare questa pericolosità. Cittadini marsicani in piazza per dire no all'impianto di compostaggio di Massadalbe. La battaglia dei residenti della zona e non solo dura da anni contro l'insediamento che renderebbe irrespirabile l'aria, il servizio. Un esercito di no sulle tracce di un odore sgradevole, insopportabile, che dura da anni. Cittadini di tre comuni diversi, sindaci di tre comuni, tutti in corteo per dire basta al cattivo olezzo che arriva dall'impianto di compostaggio di Massadalbe. Non più sopportabile dai residenti, a detta anche del primo cittadino nazareno Lucci. In prima fila la manifestazione di protesta che si è tenuta sabato scorso con partenza da Maiano dei Marzi, altro territorio coinvolto, assieme a Scurcola. Ho preso parte perché, condividendo il pensiero di tutte le persone che abitano in questo territorio, i comuni di Massa, Magliano e Scurcola Marsicana, sicuramente è importante, perché coinvolgendo queste persone, questa manifestazione, forse riusciamo a creare qualcosa che permetta loro la tutela di questo territorio. Mi è dispiaciuto constatare l'assenza dell'amministrazione di Avezzano, ha detto alla nostra redazione il sindaco neoeletto di Massa, anche perché riguarda anche questo territorio. Noi, come amministrazione ancora giovane insediata a giugno scorso, vorremmo risolvere una volta per tutte la questione. Ho più volte sentito il titolare della struttura, il quale vorrebbe dal canto suo migliorare le capacità dell'impianto, ma ad oggi io di questi miglioramenti non ne ho visti. Sicuramente questa manifestazione, non so se è tardiva o meno, ma riguarda la protesta su un impianto che è stato autorizzato 4-5 anni fa da parte della Regione Abruzzo e nel Comune di Massa. I problemi creati chi ci abita, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni, quanto riguarda la respirazione, e non è che possiamo valutare i danni che provocherà. Comunque, come assessore regionale, ho fatto promotore di una lettera che ho scritto a tutti quanti, un sollecito, la lettera all'ARTA, all'ASL, a tutti i soggetti interessati, ed è qui il 22 maggio, il 22 a Colle Maggio faremo una riunione con tutti quanti i soggetti interessati con la mia presenza. Questa situazione è stata esposta ai gestori dell'impianto CESCA. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato di Difesa del Territorio Equo. Nel più prossimo domani, forse, anche la creazione di un'associazione di comuni in grado di collaborare a fronte della puzza con le autorità competenti per la sua scomparsa. L'aria respirabile dovrebbe essere messa al controllo per quanto riguarda delle centraline. È importante aver partecipato a questa manifestazione per far vedere che la regione comunque è vicina a queste problematiche, almeno per quanto riguarda, io che faccio l'amministratore anche un piccolo comune, mi rendo conto delle difficoltà dei sindaci di questi comuni. Effettivamente mi è capitato sere fa e ho notato proprio c'è una puzza incredibile a determinate ore. Ciò che si difende in fondo in senso collettivo è solo il diritto alla salute pubblica. L'assessore Berardinetti, presente al corteo, è stato anche promotore in merito all'ultima legge che riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Abruzzo, dell'ampliamento delle distanze per la costruzione proprio di questi impianti, da zone abitate ed edifici pubblici come le scuole. Il sentiero è uno, il sentiero europeo che attraversa da Capo Nord a Capo Passero, e poi abbiamo sto territorio. Che gli facciamo vedere la gente? Che gli raccontiamo? Andiamo sul Bafu. E ora la
pagina dello sport, tante variazioni di orario per il Pescara a cavallo tra novembre e dicembre. Come comunicato dalla Lega, Pescara-Ascoli si giocherà domenica 25 novembre alle ore 15, Perugia-Pescara domenica 2 dicembre alle ore 21, Pescara-Carpi venerdì 7 dicembre alle ore 21 e Verona-Pescara lunedì 17 sempre alle ore 21. Nei prossimi due mesi il Pescara giocherà di sabato solo la partita interna con il Cittadella il 27 di ottobre. E ieri sera nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi è intervenuto il team manager del Delfino Andrea Gessa. Ascoltiamolo. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che il gruppo sia un gruppo compatto. È chiaro che i risultati aiutano a creare un intento comune e a solidificare appunto questo tipo di legame. Come appunto è stata formata la squadra, è proprio evidente che c'è stato un pensiero dietro, c'è stato un progetto e chiaramente poi bravura dei direttori e del presidente aver chiuso le operazioni importanti nei ruoli giusti e adatti. In altri anni forse avevamo magari qualche doppione in alcune zone nevralgiche del campo che poi con i non risultati, e lì ci leghiamo un po' anche al discorso, discorso, con i non risultati il mugugno magari di chi non gioca arriva prima. Esatto, quindi. Andrea Gessa ha avuto Sebastiani presidente sia come calciatore sia ora come team manager. Diversità di rapporti, è più difficile starli vicino come team manager? Ma è difficile sì, perché uno comunque esigente, però nello stesso tempo ho imparato più in questi anni da team manager di fianco a lui che in tante altre situazioni della mia vita, quindi sono a lui molto grato, questo già l'ho detto, sembra un continuo rufianeggiare, però è la verità, quindi. Vabbè, allora dici anche un suo difetto a questo punto. Ma il suo difetto sicuramente è che magari è molto testardo e la cosa che io gli rimprovero di più è quello che lui è una persona molto migliore di quello che appare nelle fuori. Ora la Serie C, dopo il cambio in panchina con Maurizi al posto di Zichella, il Teramo torna in campo domani pomeriggio alle 18.30 a Stadio Bonolis contro il Fano di Massimo Epifani. Diavolo senza Proietti, squalificato per due turni, e Altobelli, infortunato ad una spalla. Il DS biancorosso Sandro Federico spiega i motivi del cambio tecnico e rivela tutta la voglia che c'è nell'ambiente di conquistare il primo successo in campionato. Il servizio. Direttore Sandro Federico ha detto in conferenza stampa, ed è la verità, quando c'è un esonero e comunque una sconfitta per tutti, si riparte da Maurizi perché non c'è tempo da perdere, e stavolta è proprio vero. Sì, siamo all'inizio del campionato, però c'è una voglia matta di andare a vincere queste partite, quindi dobbiamo subito resettare tutto, ripartire comunque dalla buona prestazione fatta a Rimini e speriamo insomma che questa vittoria arrivi il prima possibile. Peraltro un esonero che arriva dopo una buona partita, quello che abbiamo visto a Rimini, probabilmente condizionata disattenzione più che sfortuna. Sì, dagli episodi, come è capitato anche in altre circostanze, come a Bolzano, come è capitato anche a Salò in alcune situazioni. E questa proprietà vuole di più, vuole qualcosa di più importante. È vero, sì, una salvezza tranquilla, però l'obiettivo è arrivarci il prima possibile, quindi il cambio è per questo e solo esclusivamente perché si vuole dare un segnale forte un po' a tutti. Perché a Gennaro Maurizio? Perché ha le caratteristiche giuste, è un allenatore esperto, ha condiviso la nostra linea, il nostro pensiero. Conosce perfettamente questo campionato, le caratteristiche dei nostri calciatori, quindi rientra praticamente nelle caratteristiche dell'allenatore per il Teramo di quest'anno. Tra poche ore si torna in campo, direttore, contro il Fano, è una partita che, diceva bene lei, siamo molto distanti dalla fine del campionato, però vale tanto.
Sì, non la vogliamo caricare al massimo, ma perché un po' tutto l'ambiente vuole cambiare marcia, perché con una vittoria staremmo qui a fare discorsi completamente diversi, quindi serve per la classifica, serve per i ragazzi, serve per alzare l'autostima, per i tifosi che ci seguono continuamente anche a Rimini, sono stati encomiabili e quindi abbiamo tutti voglia e bisogno di una vittoria. Ed ora la Serie D, accordo trovato nella serata di ieri, da stamani è ufficiale, Fabio Montani è il nuovo allenatore della Vastese, prende il posto di Ottavio Palladini, sollevato dall'incarico al pari del vice Voltattorni e del DS Ruffini. Vediamo. Come anticipato da TV6 due giorni fa, Fabio Montani è il nuovo allenatore della Vastese. Prende il posto di Ottavio Palladini, il quale chiude la sua esperienza aragonese con 0 vittorie all'attivo in campionato, 3 sconfitte esterne e 3 pareggi casalinghi, tutti subiti in rimonta nel finale. Un bilancio modesto per una squadra costruita per competere nelle zone alte della classifica. L'unico sorriso per Palladini è arrivato dal successo di Coppa sull'Avezzano prima dell'eliminazione ad opera del Cassino. Un 2018 da dimenticare per il tecnico di San Benedetto del Tronto, che a gennaio aveva preso il posto di asta a Teramo per poi essere esonerato alla vigilia dell'ultima di campionato. L'avvio di stagione travagliato a Vasto miete un'altra vittima, oltre al vice di Palladini Voltattorni, sollevato dall'incarico anche il DS Nando Ruffini. In questo modo il presidente Franco Bolami intende scuotere l'ambiente e migliorare i risultati della squadra in attesa che il mercato di riparazione di dicembre possa aggiustare l'organico. Saranno da valutare le posizioni di Ridolfi, grande talento ma di non facile collocazione in campo finora, ma anche di Napolano e Sciba, due fedelissimi di Palladini. Toccherà a Fabio Montani invertire la rotta. Lo scorso anno il 50enne tecnico pescarese è riuscito nello scopo al San Nicolò quando ha rigenerato una squadra sull'orlo della retrocessione e l'ha condotta alla salvezza tramite il play-out con un calcio organizzato e piacevole. A Vasto occorrono da subito i risultati e per Montani sarà una prova importante in una piazza che, al contrario delle ultime esperienze a San Nicolò appunto, ma anche a Francavilla, vive di calcio con un pubblico appassionato, numeroso e che domenica ha aspramente contestato stato tecnico e squadra per i risultati negativi. Nel pomeriggio di oggi la direzione del primo allenamento. Per Montani il debutto è fissato per domenica prossima, ore 15, in trasferta sul campo della Jesina, proprio quella squadra che aveva spedito in eccellenza nel play-out dello scorso maggio, salvo poi essere ripescata. Scherzi del destino. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 con Pro Teramo, il nostro settimanale dedicato appunto alla Serie C e al Teramo. Sarà un martedì di vigilia del turno infrasettimanale ma anche di commento dopo il cambio in panchina avvenuto ieri. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. We'll be right back.